trovo qui su Tevere, questa volta anche in compagnia di una cara amica e una brava pittrice, Karen Thomas. È sempre molto bello perché anche gli anni passati ho visto sempre molto interesse da parte proprio del pubblico, il più normale, no? Quello che viene apposta in una galleria per vedere un'esposizione. Quindi è proprio l'incontro veramente dell'artista con l'uomo della strada, si fa per dire. E questo io trovo che è una cosa che per me non è nuova, perché ho fatto tante mostre, proprio ho sempre cercato questo contatto. Ho fatto nel 93, quando c'era l'isola pedonale chiusa di Via Veneto, avevo 12 sculture dall'Eccelsior fino alla porta. Ho fatto San Lorenzo e Lucina nel 2000, Via del Babuino, insomma, sempre avuto questo rapporto. E quindi mi piace molto, e anche questa volta quando ho avuto questo invito ho detto subito sì. E quindi ringrazio Venanzio e papà e Marsili, Gianni Marsili, sempre molto affettuoso. Beh, una ce l'hai levata, una l'hai messa a Fregene. Una delle statue sta a piazza a Fregene, sì, esposta. Sì, sì. La nostra lì Cetra. Quella è un po' anche perché io vicino al museo di scultura, anzi con l'occasione, se quando venite a Fregene, dopo il primo incontro con la mia scultura alla fine del viale della Pineta, girando a destra dopo 7 traverse, dalla settima all'ottava è tutto un museo di scultura, dentro si può entrare. E quindi vedrete queste che le ho tolte, le ho rubate al mio spazio, e anche tante altre che invece sono rimaste lì. Grazie Alba, quindi grazie. Vi aspetto. Nuova arrivata. Allora, per me è la prima volta che partecipo, e anche innanzitutto voglio ringraziarvi tutti, anche chi mi ha chiesto di partecipare, poi ho messo un po' per capire, e adesso questo è un progetto, è un concetto veramente di avvicinarci noi come artisti al pubblico. Ecco, per questo vi invito anche di fare delle domande, perché qui inizia la mostra, poi prosegue, dietro sono in fondo all'altro punto sono altri quadri. Mi fa piacere di entrare non solo in un dialogo con me, come l'artista, ma anche in un dialogo con l'opera d'arte che qui è presentata, là il Colosseo per esempio, perché io vedo, ma i quadri, più che quadri, opere d'arte, a parte di avere un livello artistico, va bene, vanno fatti su tela o su plexiglass, hanno un messaggio, sono ambasciatori di un messaggio ben preciso, e questo entra proprio nel concetto di incontrarci stasera in un'atmosfera festosa dove si parla insieme, dove non ci sono rancori, dove penso non si litiga. E voi sentite anche che sono pure straniera, vengo dalla Germania, ma vivo qui da 25 anni e lavoro come artista da 25 anni, sempre sul tema della luce. E questo è bello, quest'anno ho fatto una mostra, sto facendo tuttora in Alto Adige, alla Fortezza di Francia, vicino a Bolzano, sui colori della luce, colori della pace. Alcuni stanno qui rappresentati, e questa è la pace. Spesso io e i miei cuori ho anche i ponti, e noi siamo tra due ponti. Questa è la cosa bella. Un ponte unisce, non separa. Un ponte invita a parlare, a trovare la pace, la luce che voi potete trovare sia nelle sculture della mia amica Alba che anche nei quadri miei che sono dell'altra parte. I colori, vedrete, sono spesso molto del sole, il bianco, il giallo, l'argento per allegria, l'oro anche per la preziosità della vita. Così siamo qui, uno si chiama Fuoco d'artificio su Roma illuminata, e con queste parole voglio chiudere questo mio piccolo intervento. Roma illuminata in tutti i sensi,
nel senso artistico, nel senso soprattutto umano, e come una società che vive in una città bellissima ma è anche molto difficile, voi lo sapete tutto meglio o uguale a me. E questa città di Roma, sotto il fuoco d'artificio, illuminato da sotto e da sopra, da dietro e da tutte, là ci incontriamo per festeggiare quest'estate insieme. Grazie. Grazie cara. Arte contemporanea curata da Scarpi. Sono delle cose.